Siamo in pieno clima natalizio, si sente anche dal freddo che è arrivato, dalle nevicate che ci sono nei dintorni. Quindi io non ho capito perché c'è questa diretta che ho mandato in onda io. Perché se è vero che durante il periodo natalizio siamo tutti più buoni, allora non serve l'antidoto. Però io mi chiedevo, se è vero che siamo tutti più buoni, allora, veramente questa cosa non serve. Ma è vero che siamo tutti più buoni? Punto di domanda. E poi, come vedete, non sono vestito da Babbo Natale come ci si poteva immaginare dopo tutti i trailer pubblicità dei giorni passati. Anzi, si congela pure lo schermo del telefono e anche il vostro. Ma sono vestito da pupazzo di neve. Ma più che un pupazzo di neve, io direi un Pinocchio addobbato a Natale, perché in effetti, come vedete, non è esattamente vero che a Natale siamo tutti più buoni. Però, c'è un però. Se voi volete dimostrare che siete veramente buoni, allora condividete l'antidoto e dimostrate la vostra bontà. Fatelo durante la sigla. By this love that we have for useless, twisting.
E avete appena ascoltato la sigla dell'antidoto Virtual Insanity nella cover di Dan Collins e il suo piano. Buonasera a tutti e benvenuti all'ultima puntata del 2019 dell'antidoto. Il divano è alle spalle. Io sono Antonio Tambaro, ormai lo sapete, mi conoscete. E ormai questa è la quinta puntata dall'inizio, più una puntata zero di prova. Che ho fatto sempre a novembre per vedere come avrei potuto stabilire questa nuova trasmissione, come costruirla, e tuttora è work in progress e continuo a costruirla. Bene, detto questo, arriviamo all'inizio solito. Come vedete, sono vestito da temporaneamente, poi lo toglierò se riesco, da pupazzo di neve, anche se sembro più Pinocchio con questo naso così. Perché? Perché a Natale siamo veramente tutti più buoni? E su questo c'è molto da dire. Allora, e questo è il tema. Qual è il clima? Com'è il clima? È freddo, è freddissimo, c'è la neve nei dintorni. Qui ad Orvieto ovviamente ancora non si è visto niente, al massimo un po' di pioggia, ma è freddo. Sulla Miata ha nevicato, ho visto anche sul Monte Subasio. Quindi prima o poi qualcosa arriverà anche qui. Intanto, come vedete, nevica proprio sulla mia testa e si gela anche lo schermino. Da voi com'è il clima? Si gela? Non si gela? Ditemi come sta andando questo clima pre-natalizio o natalizio ormai. Bene, fatemelo sapere. Intanto saluto Realino che mi dice che mi segue. Bene, grazie Realino. E allora, a parte il freddo, adesso vorrei tornare alla normalità con le mie sembianze, perché così non posso andare avanti, anche se vedo che è divertente. Bene, allora, troviamo il motivo giusto stavolta, senza fare danni. Vediamo un po' se lo trovo. Il motivo dell'antidoto, se non è sparito. Allora, adesso trovarlo il motivo dell'antidoto è un'impresa e infatti non lo trovo. Probabilmente mi sa che questa puntata la farò tutta così, o al massimo tolgo. Non lo trovo, fantastico, non mi fa vedere il motivo dell'antidoto proprio per l'ultima puntata, eccezionale veramente questa cosa. E allora mi toccherà rimanere così, rimango così da pupazzo di neve. Fa più natalizio, quello è sicuro. Niente, non lo trovo. Vabbè, più tardi ci riprovo. E intanto rimango così. Allora, l'argomento con cui vorrei aprire è proprio il discorso del fatto che se siamo più buoni o meno. Allora, vorrei parlarvi di un fatto di cronaca che è accaduto qualche giorno fa, a proposito di bontà o meno, proprio per una festività che di solito apre il Natale, cioè San Nicola. E riguarda una tradizione, che si svolge nel nord Italia, che è quella dei Krampus. Cioè dei demoni, delle persone mascherate da demoni. Allora, Krampus, violenza e botte a vipiteno. I demoni mascherati si scagliano contro la folla. Le immagini agghiaccianti, la sfilata tradizionale in onore di San Nicola si trasforma in una spedizione punitiva. I carabinieri indagano. Sentite. Una sfilata trasformata in un raid, è questo quello che raccontano le terribili immagini che arrivano da Vipiteno in Alto Adige, dove come ogni anno si sono svolte il 5 dicembre le sfilate dei diavoli mascherati, in occasione della festa di San Nicola, una tradizione che risale a diversi secoli fa ed è diffusa in Austria, Germania, ma anche Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La passeggiata del centro storico dei demoni è diventata una caccia all'uomo e quello che inizialmente sembrava un rito di finta violenza si è trasformato in pochi istanti, secondo quanto rivela il video agghiacciante pubblicato dal Corriere dell'Alto Adige, in una spedizione punitiva.
C'è da dire che nella storia delle sfilate dei Krampus non è la prima volta che succede, ma questa sembra particolarmente aggressiva. Alla faccia del clima natalizio e dell'essere tutti più buoni, qui si approfitta di una tradizione per dare mazzate alla gente così, random. E questo non va bene, apposta dicevo. Sarà il caso di fare l'antidoto oppure no? A quanto pare sì. Però adesso direi anche che sarà il caso, dopo l'ultima volta che mi vedo in questa condizione da pupazzo di neve, di tornare anche normale. Temporaneamente, non sia mai. Qui si parla sempre di follia virtuale, quindi ecco. Temporaneamente sono così, poi voglio vedere, ecco, se riesco a rimettere il motivo. Eccolo qua, l'ho trovato. Finalmente è tornato il motivo dell'antidoto, perché se no, senza motivo, perché andare in onda? Ecco, abbiamo trovato il motivo. Com'è il clima invece sul web? Allora, questo era il clima nella realtà, cioè ci si scambia mazzate per Natale e per San Nicola invece che i regali. Invece il clima sul web, ormai lo sapete tutti, è diventato virale la banana di Cattelan, l'artista più noto del mondo, Maurizio Cattelan, l'artista contemporaneo più noto al mondo, quello della banana appiccicata con lo scotch alla parete a Miami. Bene, cosa è successo? Qualche giorno fa la banana di Cattelan è stata mangiata. Una banana da 120.000 dollari è stata mangiata da un artista americano che si chiama David Datuna e ha intitolato questa performance L'artista affamato, e giustamente aveva fame e quindi la banana era buona. A proposito di installazioni, performance e banane attaccate al muro, alle mie spalle qui, ecco, vedete. Ho fatto l'addobbo natalizio alla Cattelan, cioè quella di una palla di Natale. Già ho pubblicato la foto qualche giorno fa, non so se riuscite a vederla. Eccola qui, con lo scotch attaccata alla parete. Quindi diciamo che sto seguendo la moda del momento, tanto per scherzare un po' ed essere goliardici e prendere in giro un po' quelli che dovrebbero essere artisti, diciamo, concettuali un po' più seri. Quindi eccolo qui. Dopodiché, un altro modo per essere più buoni, a parte la buona banana che si è mangiato Davide Tatuna, che voleva anche mangiarne altre, un altro fatto curioso che ho trovato per provare ad essere più buoni, poi non è detto che ci si riesca, è quello di un videogioco che è uscito sempre questa settimana e che si intitola Io sono Gesù Cristo. Il videogioco nel quale si vive la vita del figlio di Dio, si possono fare miracoli e si combatte contro il diavolo. Signori, abbiamo trovato l'antidoto per Natale. Fantastico. Il primo trailer del gioco pubblicato anche su YouTube ha già scosso il web e ha svelato le prime affascinanti caratteristiche di Io sono Gesù Cristo. Immagini iperrealistiche, un'ambientazione open world in cui i giocatori potranno muoversi e agire liberamente. Qui si parla di miracoli, di Nuovo Testamento, di scontro col diavolo in persona, cioè una cosa mai vista e sentita prima, cioè una cosa esagerata che ovviamente si fa per il marketing proprio nel periodo di Natale, cioè per il compleanno di Gesù Cristo. Quindi ovviamente siamo al 12, tra 13 giorni sarà il compleanno di Cristo. E quindi è uscito anche il videogioco per il compleanno di Cristo. Più marketing di così non si può. Veramente fantastici. Sono esperti di marketing nella Chiesa da 2000 anni, infatti più di loro non c'è nessuno. E allora, come festeggiare il compleanno, visto che non andrò in onda, non ci sarà la diretta dell'antidoto per il giorno di Natale, la mandiamo oggi qualcosa per festeggiarlo e lo sentiamo. You come to me, you could have reached the whole nation. Just waiting for me.
Avete appena ascoltato Superstar dal musical Jesus Christ Superstar, interpretato da Ryan Shaw e il cast. E questo è tratto dal musical che sta andando proprio in America. E questo video è del 2018, quindi come sapete non posso mandare i brani audio originali, ma cover. E questa cover mi sembrava particolarmente simile al musical originale di Jesus Christ Superstar. Bene, andiamo avanti con l'antidoto puntata natalizia, ultima del 2019, e dopo aver detto questa cosa del videogioco di Jesus Christ Superstar, passerei a parlare di cinema, quali sono le novità del cinema. E abbiamo parlato di Jesus Christ Superstar, vorrei parlare di un remake che stanno pensando di fare, o non so se hanno già girato, ma credo che faranno. E si tratta di Matrix 4. Matrix 4, il film con Keanu Reeves. Perché è legato a quello al discorso di prima di Gesù Cristo? Perché anche Neo, cioè il protagonista Keanu Reeves, è un predestinato e considerato un salvatore. Quindi è molto collegato. Allora, il film Matrix 4 a quanto pare uscirà nel maggio del 2021, quindi ci sarà un seguito alla saga della serie tecnologicamente avanzata per l'epoca, anche se rivedendola adesso forse certi effetti incominciano ad essere datati, quindi probabilmente dovrebbe essere qualcosa di rivoluzionario e di innovativo. Per stare anche al passo con i tempi, se non anche essere superiore a ciò che già vediamo in questo momento. Speriamo che non sia un flop come il film che c'è stato di poco tempo fa di Will Smith, Gemini o Gemini Man, che è stato tutto girato, o perlomeno quasi tutto, con la computer grafica in cui c'era Will Smith come personaggio reale e Will Smith da giovane fatto totalmente al computer, ma è stata un po' una mezza sola. Questo dicono chi l'ha visto e chi l'ha seguito. Bene. Poi, allora, tornando al clima natalizio, non potevo non mandare in onda qualcosa che non sia natalizio. A parte Jesus Christ Superstar, va bene, sì, è per il compleanno di Cristo, va bene. Musical, anche gospel, musica gospel, un po' la messa che c'è nel periodo natalizio anche a Orvieto durante il primo dell'anno con Umbria Jazz, ecco, che vi ricordo ci sarà dalla fine di dicembre, anche se io non partecipo, nel senso non ne faccio parte, ma andrò a vedere quello che mi è possibile vedere gratuitamente, perché andare a cercare i posti dei concerti sarà molto difficile e probabilmente anche molto costoso, e soldi non ce ne sono. Detto questo, vorrei parlarvi di un altro seguito, o diciamo remake o reboot, come si dice adesso, e riguarda Mamma ho perso l'aereo. Ebbene sì, ci sarà una nuova versione di Mamma ho perso l'aereo, non credo con Macaulay Culkin, ma a quanto pare ci sarà un altro ragazzino, che sarà ragazzino del 2019, e si chiama Archie Yates, che vestirà i panni di Kevin McAllister, cioè il ruolo di Macaulay Culkin. Eccolo qua, è un ragazzino abbastanza paffuto, con gli occhiali e i capelli neri, totalmente diverso da Macaulay Culkin. La notizia era nell'aria da tempo: Mamma ha perso l'aereo, tornerà a nuova vita. La serie di film che vedeva in origine protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin nei panni di un ragazzino perennemente dimenticato dai genitori durante il Natale tornerà infatti con un nuovo capitolo reboot, che attualmente la Disney, sempre la Disney, tutto la Disney, ormai fa tutto la Disney, sta sviluppando per il suo servizio di streaming Disney Plus o Disney Plus. Le prime due pellicole del 1990 e del 1992 furono un enorme successo. Dunque non stupisce la voglia di cavalcare queste vicende, anche se sarà difficile recuperare tutto lo spirito originario. Nel frattempo però sono stati annunciati nuovi protagonisti, e a quanto pare è quello che vi ho detto. Allora,
Quindi uscirà il nuovo film, pare il reboot, adesso non so di preciso quando, però ci sarà questa nuova versione di Mamma ho perso l'aereo e come sapete era pieno di brani natalizi, di canti corali, eccetera, ma un brano in particolare, lo sapete, White Christmas. E proprio da, diciamo, da questa stanza ne avevo fatto una versione memorabile in playback. E allora vorrei ripeterla dal vivo, però ovviamente non posso mandare il brano originale di White Christmas, quello in coro del gruppo The Drifters, ma ne manderò un'altra versione. È un po' particolare perché questa versione, a parte di essere molto simile all'originale, una cover, è fatta dall'orchestra, dalla band della Marina Militare Americana, dall'esercito americano. Quindi è tutto qualcosa di fantastico. Ascoltate. Just like... No, si è bloccato. Troppe cose Like aperte. the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow. Well, then I am dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases. Appena ascoltato White Christmas nella versione della United States Navy Band qui all'Antidoto, il divano alle spalle, ultima puntata in diretta del 2019. Bene, quindi abbiamo avuto anche la canzone di Natale, White Christmas, cioè Bianco Natale, quindi adesso potrebbe anche nevicare in questo momento. Fatemi sapere se nevica dalle vostre parti. Chi lo sa, potrebbe anche essere, dipende da dove vi trovate, se più in montagna, più a nord, più al sud, non lo so, dove ci sono perturbazioni in corso. E prima di chiudere, perché praticamente ho detto tutto, ho fatto tutto quello che dovevo, una notizia purtroppo di musica, di attualità di musica, la scomparsa della cantante dei Roxette. Mary, eccola,
Mary Fredrickson, la cantante aveva 61 anni, purtroppo era malata da tempo. La notizia è arrivata un paio di giorni fa. Questo gruppo, i Roxette, era noto soprattutto negli anni 80 e 90, in particolare per She's Got the Look, cioè The Look, It Must Have Been Love, che è nella colonna sonora del film Pretty Woman, e quella la conoscete veramente tutti, e poi altri brani, insomma, li potete cercare dappertutto, su YouTube, su Spotify, da tutte le parti. E allora, visto che non posso mandare il brano originale, mi sembrava giusto chiudere questa trasmissione con questo omaggio, poi magari ci salutiamo alla fine. Con un'orchestra sinfonica che interpreta proprio il brano dei Roxette, It Must Have Been Love. Hey, whisper.
avete appena ascoltato It Must Have Been Love dei Roxette in versione sinfonica e in particolare eseguita dalla Mosca City Symphony Russian Philharmonic Orchestra diretta dal maestro Ulf Wadenbrandt. Wadenbrandt, difficile da dire questo, lo trovate su YouTube. È fantastico perché questo direttore d'orchestra è un personaggio singolare, capelli lunghi e sembra un po', come si chiama, il maestro quello che faceva Buona Domenica con Costanzo, veramente molto simile, comunque è divertente da vedere. Poi casomai lo condividerò come video e vi farete due risate, come il video di prima dell'orchestra, della banda della Marina americana. Bene! Questo è veramente il finale di stagione, ringrazio tutti quelli che hanno seguito questa trasmissione fin qui, intanto ecco leggo aggiornamenti, a Lubriano nevica, sì come no, 30 centimetri, sì pure a Canale siamo sommersi di neve, infatti io ero vestito da pupazzo di neve, se è per questo, infatti era un effetto. Bene, vedremo se ci sarà ancora bisogno dell'antidoto per l'anno prossimo, come dire, siamo ottimisti, siamo speranzosi, vedremo se ce ne sarà bisogno. Intanto vi auguro buone feste a tutti, condividete il virus della bontà condividendo questa diretta o questa, anche questo video registrato, non solo qui su Facebook, questo video sarà anche su YouTube e anche sulla TV di Instagram, cioè IGTV, quindi la trovate dove vi pare, la potete far vedere a tutti i vostri amici, diffondete il verbo, come verrebbe da dire, e io quindi vi saluto, Antonio Entertainer Tammaro chiude qui l'antidoto e vi aspetto l'anno prossimo, al 2020. Auguri a tutti!